Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. È tornato a trovarci in studio il diacono Francesco D'Alfonso, direttore della Caritas di Belluno Feltre. Bentrovato, diacono. Grazie, grazie. Con lei, direttore, vogliamo parlare della quinta giornata mondiale dei poveri che si è celebrata domenica, un tema quanto mai attuale considerate anche le conseguenze della pandemia da Covid-19 su tutto il territorio, una realtà che ha accresciuto quelle che erano le fragilità già esistenti in precedenza, diacono, vero? Certo, noi abbiamo incontrato da un anno e mezzo ormai, no? Tutto il tempo della pandemia, delle povertà nuove, oppure anche povertà vecchie che si sono accentuate nel tempo. La giornata mondiale tuttavia non riguarda soltanto questa vicenda, che pure è molto significativa, ma riguarda un atteggiamento che la Chiesa intende avere nei confronti dei poveri e anche in un certo senso quello che suggerisce anche la comunità civile, no? Nei confronti dei poveri. Il Papa osa, diciamo così, interpellare anche i governanti delle nazioni e le istituzioni internazionali. La Giornata Mondiale dei Poveri nasce dopo il Giubileo della Misericordia, quindi 6 anni fa, e è stato un frutto, come il Papa stesso ha detto, un frutto prezioso di questo anno della misericordia. E siamo giunti alla quinta edizione, sta diventando una tradizione. Ecco, c'era un tema particolare, quello scelto quest'anno da Papa Francesco. Sì, da un passo del Vangelo di Marco, i poveri li avrete sempre con voi, questo è il tema. Naturalmente noi lo sappiamo, lo sperimentiamo ogni giorno, ma questa che era un'osservazione, anche una promessa di Gesù, è un invito continuo, no? A risvegliarsi dal torpore, a far cadere l'indifferenza e entrare in relazione con chi noi consideriamo povero, ma diremo con tutte le persone, perché poi scopriamo che le povertà sono diffuse, sono in mezzo a noi e che anche noi in qualche modo siamo poveri, no? Forse anche chi ritiene di avere tutto nella vita è possibile che abbia delle forme di povertà che andrebbero in qualche modo messe un po' in evidenza. Direttore, ci aiuta a fare un po' la fotografia di questa situazione per quanto riguarda il territorio provinciale, anche partendo da qualche dato? Beh, noi come Caritas abbiamo i centri di ascolto e al di là del fatto che stiamo cercando di organizzare una rete, come no, abbiamo detto già in altre occasioni, quindi c'è un progetto di formazione di una rete di centri di ascolto sul territorio. Abbiamo già un po' delle antenne che ci dicono che la situazione si è aggravata, no? In questo anno e mezzo, quasi 2 anni ormai. Per cui, per esempio, lo scorso anno abbiamo avuto quasi 900 accessi in tutto l'anno ai centri di ascolto, quest'anno siamo arrivati già a più di 500 e molti di questi accessi sono di persone che sono tornate più volte al centro di ascolto, segno che il bisogno è diventato ormai cronico per alcuni casi, no? Quindi non si tratta soltanto di situazioni eccezionali o di qualche momento di precarietà, ma in alcuni casi di una mancanza di sicurezza che nasce dalla perdita del lavoro, dalla difficoltà a trovarlo, dal fatto che l'età non consente più di ritrovarlo facilmente, dal fatto che se non c'è una formazione adeguata non si trovano nuove opportunità di lavoro, al fatto che non è così semplice trovare un alloggio per chi non ce l'ha. Pensiamo soprattutto agli stranieri immigrati per i quali c'è una forma anche di chiusura, possiamo dirlo. No? C'è ancora un po' un pregiudizio talvolta. Sì, talvolta possiamo dire anche motivato, perché sappiamo che ci sono stati casi in cui alcune persone non hanno pagato regolarmente l'affitto. Questo non riguarda però soltanto gli immigrati, riguarda molti residenti anche italiani. No? Certo c'è il fatto che anche a volte un immigrato che lavora ed è in grado di pagare un affitto si trova davanti al no per il semplice fatto che è straniero, no? Magari di colore e così. Ecco, quindi, gli accessi, lei parlava di oltre 500 accessi al centro d'ascolto, quello di Via Loreto, che è quello appunto alle porte della città di Belluno. Quali sono le ragioni che spingono le persone a rivolgersi a voi? Diciamo, le richieste più frequenti che lei riscontra? Beh, le richieste più frequenti sono fondamentalmente lavoro, alloggio e poi tutto quello che segue, cioè spese alimentari, spese sanitarie, spese scolastiche, spese per gli immigrati di regolarizzazione, di inserimento, diciamo, a livello anche di documentazione, perché avere un permesso di soggiorno ha i suoi costi. E tutto questo, diciamo, si rivolge
alla Caritas perché molto spesso non sanno neanche di quali diritti possono essere titolari le persone che si rivolgono a noi, che hanno la possibilità di rivolgersi al comune di residenza, ad esempio. Noi cerchiamo di fare un po' di orientamento anche ai servizi del territorio. Però non ci tiriamo indietro anche quando le persone si rivolgono a noi come primo approccio, diciamo. Quello che conta è poter mettere anche qui in piedi una rete, no? Che coinvolga i servizi sociali da un lato del comune, altri eventuali enti o associazioni con i quali le persone hanno dei contatti e naturalmente le parrocchie che noi intendiamo coinvolgere sempre di più in questo lavoro di rete. Tra l'altro, al centro comunque vi è il tema del lavoro, che è l'elemento principale, insomma, per cui anche la Caritas si adopera con tante progettualità per favorire l'inserimento, accompagnare le persone appunto nella ricerca di questo lavoro. E dobbiamo ricordare, Diacono, anche purtroppo la situazione difficile che comunque il nostro territorio bellunese sta vivendo. Pensiamo per le crisi industriali importanti che ci sono in questo momento. Proprio la diocesi di Belluno Feltre, assieme anche alla diocesi di Vittorio Veneto, era presente sabato 16, quando c'è stata la grande manifestazione a difesa del lavoro, in particolar Sì. modo per le due realtà di Borgo Valbelluna che soffrono, Idea Standard e ACC. Sì, il problema è molto, molto importante perché 800 persone in una comunità che ne ha 13.000, abbiamo capito, no, che i numeri sono questi, diventa un numero pesante e chiaramente anche lì ci sono competenze che non vengono valorizzate e ci sono persone che finiranno per entrare nei circuiti, diciamo così, del sostegno alla povertà, quindi anche gli sportelli Caritas, le parrocchie, noi speriamo che questo sia evitato, cioè che esistano delle soluzioni. Sappiamo che ci sono incontri, no? Su queste realtà si cercherà di trovare delle soluzioni, lo speriamo davvero, però immaginiamo anche che molti di questi casi finiscono poi per arrivare ai nostri sportelli, no? Perché quando qualcuno perde il posto di lavoro si trova in difficoltà immediata se non ha ammortizzatori sociali che garantiscono, no, di poter affrontare le spese familiari come al solito, dopo un po' arrivano a chiedere aiuto. La povertà, direttore, ha varie facce comunque, non c'è solo la povertà proprio quella che è sotto gli occhi di tutti, comunque relativa alla difficoltà di dover provvedere insomma all'alimentazione, all'alloggio, però la pandemia forse ci ha insegnato anche come si possono creare delle situazioni legate ad una povertà educativa. Ci sono sì diverse forme di povertà, ma questo diciamo è da sempre così, no? Non c'è mai solo una forma di povertà. Pensiamo, no, al senza dimora classico, che è senza una casa, ma questo nasce da una situazione complessa che ha molte facce, no? Da quelle relazionali, quelle familiari, quelle sanitarie e così via. Quindi c'è una povertà educativa, povertà scolastica. C'è una povertà che nasce dal fatto di essere degli anziani magari soli, no? La solitudine è un problema molto, molto pesante per questo nostro tempo. E esistono delle povertà le più varie, diciamo, che qualche volta arrivano anche ai nostri sportelli. Penso al fatto di persone che possono avere maltrattamenti in famiglia, no? E quindi hanno difficoltà a risolvere problemi elementari di sopravvivenza, di protezione. Esistono reti per questo, lo sappiamo, ma siamo coinvolti anche noi in ogni caso. No? Quindi una povertà a cui in fondo la Chiesa si è rivolta con questa giornata mondiale dei poveri, mettendo in evidenza che occorre avere un approccio nuovo davanti alla povertà, soprattutto di far cadere l'indifferenza e pensare di rendere i poveri protagonisti, non semplicemente passivi dinanzi a un intervento calato dall'alto. Allora, questo trovarsi insieme con loro, questo condividere, ecco, direi che il tema centrale del messaggio del Papa è questo, no? Avere condivisione, non semplicemente, no, il gesto che dona l'elemosina, questo non è risolutivo, no? E neanche forse rispetta troppo la dignità delle persone, ma il fatto di condividere con loro, quello che in fondo Gesù ha fatto, nel Vangelo ce lo mostra, no? Ad ogni passo. Questo di sentirsi insieme, un camminare insieme e quindi poter agire insieme con loro, valorizzando le loro risorse, perché non c'è nessuno che sia così povero da non avere delle risorse da mettere in campo. Noi vorremmo valorizzare appunto le risorse delle persone, sì.
Diacono D'Alfonso, lei parlava prima dei centri di ascolto. Una novità importante che riguarda il territorio provinciale è l'inaugurazione di un nuovo centro a Cadola, che si terrà proprio giovedì 18 novembre. Sì, questo per noi è proprio un segno, diciamo anche un'opera segno, usiamo questa espressione in Caritas, che l'anno, la giornata mondiale dei poveri, in qualche modo mette all'attenzione della comunità, non soltanto cristiana, ma anche della comunità civile, il bisogno delle persone che sono in difficoltà. Quindi apriamo questo centro che parte ormai di un progetto di centri di ascolto che nel territorio devono estendersi sempre di più, entrando nelle forania in particolare, perché le parrocchie a volte sono troppo piccole per assicurare un servizio che funzioni a questo livello, no? E cominciamo con Cadola, ma è un centro di ascolto che serve la zona di Polpette e Ponte delle Alpi, Cadola e anche tutto l'Alpago, quindi è un centro interparrocchiale. Che in futuro potrà rapportarsi con altri, pensiamo a quello che vorremmo far nascere anche a Longarone, in modo che tutta la forania, la convergenza foraniale sia coperta da questo servizio e via via anche nelle altre zone. Quindi per noi Ecco, questa apertura è un frutto, diciamo, della giornata mondiale dei poveri, vorremmo che quindi fosse così. già un bel segno, già insomma si raccolgono, come dice lei, appunto i frutti di un lavoro, di un impegno condiviso. Stiamo vedendo, grazie all'aiuto della regia, anche la locandina che ci riporta gli orari di apertura del centro. Lo ricordiamo, nella prima settimana, giovedì dalle 10 alle 12 e nella seconda settimana, il venerdì dalle 16:30 alle 18:30, e poi immagino che comunque l'attività pian pianino Sì, sono si settimane che stemmerà, si che alternano, si no? Sì. alternano, ecco. E questa attività va avanti grazie all'aiuto comunque dei volontari della Caritas. Certo. Noi abbiamo, grazie a Dio, anche in questa zona diversi volontari che si sono dati disponibili. Abbiamo fatto con loro un percorso di formazione, che è un percorso iniziale, ma che poi andrà ogni tanto, no, approfondito, c'è una formazione permanente, possiamo dire così, no, dei nostri volontari. E quindi assicurano un servizio in momenti della mattina o momenti del pomeriggio perché le esigenze degli utenti possono essere diverse, no? Gli ospiti che verranno avranno diverse esigenze. Quindi possiamo confidare sui volontari, non c'è dubbio, e questo anche in altre zone dove stiamo un po' alla volta contattando in vista di momenti di formazione da aprire anche altrove. Allora, Diacono, io la ringrazio per essere stato con noi, per il tempo che ci ha dedicato. Ovviamente, grazie anche a tutti i volontari che operano per noi, per tutti quanti, perché come abbiamo detto deve esserci un approccio nuovo, un approccio che punti alla corresponsabilità per cercare di far fronte a questa situazione, alla povertà. Siamo stati in compagnia del Diacono Francesco D'Alfonso, abbiamo parlato della quinta giornata mondiale dei poveri che si è celebrata domenica scorsa. Grazie ancora a voi. E vi ricordo l'apertura del nuovo centro di Cadola con l'inaugurazione giovedì 18 novembre a partire dalle ore 9:30. Grazie Diacono D'Alfonso. Grazie, grazie a voi, buona giornata. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.